Attenzione ragazzoli, il volume del mio microfono sarà altalenante per tutto il video, dato che il gioco ha modificato in continuazione il valore senza che io ne sapessi nulla. Ho fatto del mio meglio per rimediare, spero capirete se la qualità non è perfetta. Detto questo, salve a tutti, sono DroneGamer e benvenuti sulla video anteprima di Wolfenstein Youngblood, video che sarebbe dovuto uscire 2 settimane fa, ma non riuscivo proprio a collegarci i programmi di registrazione video. Finalmente ci sono riuscito. Questo è praticamente il nuovo capitolo della famosa saga in cui i nazisti hanno vinto la seconda guerra mondiale e i nostri eroi sono ribelli che stanno cercando di riportare la pace e l'ordine. Questa volta siamo negli anni 80 e vestiremo i panni delle figlie del protagonista della serie, che si ritroveranno a legnare nazisti come non ci fosse un domani in una Parigi molto diversa da quella che ci immagineremmo, mentre cercano di capire dove sia finito il padre scomparso giorni prima. Allora, questo gioco di base è strutturato per il co-op, ma lo possiamo tranquillamente giocare anche da soli. Possiamo scegliere quale delle due sorelle essere. Non cambia nulla a livello di base, dato che possiamo personalizzarle come ci pare e piace. Così azzurrina la tuta non è male. Peraltro mi ricorda molto la tuta di Crysis, versione un attimino anni 80. Oh mio Dio, va bene così. Pistola o machine pistole? Andiamo di pistola silenziata, che vorrei cercare di fare un approccio molto stealth. Ascia di Assassin's Creed 3 o coltellazzo? Andiamo di coltellazzo. Distruzione come potere secondario o occultamento? L'occultamento mi piace un sacco. Ed infine abbiamo il segnale d'intesa, che può essere il pollice in alto oppure le corna metal. Ma se due ragazzine sono davvero in grado di salvare il padre, sperem ben cosa potrebbe mai andare storto. No vabbè, la grafica di sto gioco è qualcosa di impressionante. Guarda che texture, porco cane. Signore, che fa? Sorride alle ragazzine, avanti. Ma... ah, che bello, parlano intanto squartano un povero Cristo. Siete sorelle, se bien sa? Sorelle gemelle. Non l'avrei mai detto. Le figlie del famoso capitano Blazkowicz in persona. Tranne Abby, lei è un'amica di famiglia. Avevo capito che non era una figlia di Blazkowicz. È stato qui. È venuto in cerca di qualcosa. Ci ha aiutato ad affrontare i nazisti e poi... scusate, il signore si muove un po'. Vedere, per favore. Diamogli anche una martellata in testa, magari. Povero Jacques, è muto. A cosa ti servono gli antibiotici? Sono una drogata. Oh, e tu come lo sai? Addome gonfio, respirazione accelerata, il peritoneo infiammato porterà la sepsi alla morte. Ha bisogno di antibiotici. Magari potresti darci una mano. Ah, no grazie. No. Signora, per favore. Devi sapere che tutti mi chiamano Juju. Ci aiuterai a trovarlo, Juju. Sono armature potenziate? Sì. Qui non abbiamo nulla del genere. Sapete usare una pistola? Fidati! Avete mai ucciso dei nazisti? Centinaia! Siamo nate per uccidere i nazisti. Con quella faccia da novelline lì. Nate per uccidere i nazisti. Non ci credono neanche loro, santo cielo. Non abbiamo mai ucciso un nazista. E non è necessario che lo sappiano. Bene, allora. Potrei avere un compito adatto a due ammazzanazisti del vostro calibro. Ah, proprio così mandate subito in missione, nei cieli di Parigi, peraltro. Dopo che Berlino ha sollevato dal comando il generale Lothar Brandt, è stato mandato un nuovo generale a occuparsi delle rivolte di Parigi. Si trova in un dirigibile chiamato The Nachtfalter. Il falco notturno? Uccidetelo. Poi vi aiuteremo a trovare vostro padre. Ma non c'era nessun altro da mandare a uccidere un personaggio di così alto rilievo? Oh mio Dio, sembrano i soldati di Metal Gear Solid. Ah, le cassettine anni 80, bei tempi, santo cielo. Dovrò abbassarvi l'audio in alcuni punti perché c'è la musica in sottofondo, quindi hai il copyright. Un nazista, non sei affatto pronta per... ma no, ma dai! Smettila, sono pronta. Ok, dovremmo cercare di... dobbiamo avvicinarci. Scendiamo da qui. Io lo aggiro a sinistra, tu lo aggiri a destra. È un singolo tizio! Castriamolo e uccidiamo. Una tattica. Andiamo, stai piangendo. Non sto piangendo, cazzo, ho solo un po' di nausea. Sono incinta. Certo che no. Allora andiamo, signorina Blazkowicz. Facciamo come mamma e papà. No, quello che fanno mamma e papà è un'altra cosa. Non vi hanno ancora fatto il discorsetto. Ah, gli anni 80. Le giovani così confuse. Oh oh, fatto rumore. Salve. Ah. Non c'era un modo più silenzioso e meno sanguinario per ucciderlo? Ah, sparagli! Intendevo in maniera meno sanguinolenta. La sto fuori di testa, ste due. Meno male che dovevamo farla stealth, eh. Ehi, tutto ok? Sì, credo di sì.
Guarda, mi ho il suo sangue addosso. Ma che schifo. Siete sono completamente malate di cervello, santo cielo, eh. Siete le figlie di colui che ha ucciso il fottutissimo Adolf Hitler. Ma va? Voi siete nate per questo. Il bersaglio, il generale Winkler, si trova da qualche parte a prua del dirigibile. Ricevuto, Abster. Quindi ci dobbiamo esplorare l'intero dirigibile. Allora, se premo C, dovrebbe tirarsi la mimetizzazione ottica. Perfetto. E possiamo accoltellare molto gentilmente il pilota del dirigibile. Olè, ora non c'è nessuno che sta pilotando sto cavolo di coso. Cosa potrebbe mai andare storto? Possiamo anche raccogliere le loro armi ed in teoria utilizzarle come ci pare e piace. Allora, adesso ho la pistola silenziata. Ok, vediamo di attivare questo ascensore. Vai, sorellina, tira la leva, yeye, perfetto. E prepariamoci perché dovremo affrontare un bel po' di nazisti. Salve, generale Winkler. Ci hanno già beccato. Porco cane, neanche entrati ci hanno già beccato. Ok, adesso saranno tutti in allerta, dannazione. Cerchiamo di stare bassi e di non fare troppo rumore. Allora, tutto secondo che qua abbiamo un bel po' di armi. Prendi tutto. Presumo che le gemelline avranno un inventario di tutto rispetto e potranno avere 8 milioni 22 proiettili. Qui abbiamo... apri cassa di vita condivisa. Sorellina, vieni a darmi una mano che c'è la cassa dura. E voilà. Ah, è vero, se vedete a destra c'è un indicatore con dei cuoricini. Praticamente io e lei siamo un po' in simbiosi. Quando cadiamo a terra ci dobbiamo aiutare a vicenda. Ma se stiamo morendo dissanguate avremo un tot limitato di vite che potremo utilizzare. Ok, c'è un signore laggiù. In teoria mi basta sparargli in testa. E non hai visto niente, stai oila! E tutti che hanno visto cose, buono. Ci dovevo farla stealth, sto facendo un pochettino di casino. Sulla mappa in alto peraltro mi segna anche i vari nemici. Ok, finché nessuno vede nulla dovremmo essere a posto. Munizioni al massimo. Aspetta che ci sono delle porte qua dietro. Inserisci il codice. Oh oh. Scusa, ma tu sei sempre in stealth. Sono l'unico pirla che a quanto pare rischia tantissimo di farsi beccare. Allora attiviamo anche noi lo stealth. Perfetto. E casomai possiamo accoltellare le genti. Oh, c'è un sacco di gente. Il numero in parte, peraltro, buongiorno signore, indica il livello dei vari tizi. È molto GDR-osa come cosa. Quindi maggiore il livello del nemico e più difficile sarà ovviamente abbatterlo. Ok. Oh 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 oh. Qualcuno ha visto cose laggiù. Buongiorno signore. Ok 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 ok. Ucciso. Perfetto. Starma è bella potente. Non c'è che dire. Ok, sembra che la zona sia effettivamente libera. Allora dobbiamo anche recuperare le monete d'argento che potremo trovare sparse, come potete vedere, per i vari livelli. E ci serviranno per potenziare le armi. Come potete vedere, ogni arma noi ci possiamo cliccare e cambiarne tutte le varie parti. Come ad esempio ci sono diverse tipologie di castello che ovviamente la renderanno più potente. Possiamo cambiare il mirino, il caricatore e vabbè, il silenziatore, l'impugnatura e perché no anche la skin. C'è di tutto un po'. Ognuna di queste ovviamente avrà un costo. Possiamo cambiare credo letteralmente tutte le armi che troviamo all'interno del gioco. Allora aspetta che qua ci sono anche delle casse, altre monete d'argento, salute al massimo, perfetto. E anche noi stessi level upperemo mano a mano che trucidiamo i vari nazisti. Allora, dobbiamo trovare assolutamente il codice della porta e il gioco me lo segna qui, vediamo un po'. Decifrare questo ci serve un disco codificato, ci serve un computer. L'ho visto praticamente in questa stanza, vediamo un po'. Computer molto moderno, in effetti, codice porta, eccolo qui. Decodifica e il codice della porta è 8431, perfetto. Ora possiamo passare effettivamente alle stanze successive. No vabbè, la qualità grafica di sto cavolo di gioco è fantastica. E non è al massimo, è al 50% nel mio caso. Posso fare la scivolata? Vai! No, vabbè. Ok, mi sto gasando anche troppo in effetti. Era 8, 4, 3, 1. Ah, te lo dici anche sopra? Non si aspettava le sorelle Blanco. State buone ragazze. State buone, non abbiamo attivato neanche nessun allarme. E ci ha dato effettivamente un bonus. Allora, qui abbiamo altri oggetti. Ma come strane, effettivamente non sono messi tanto bene. Allora, vediamo un po' di non farci beccare. Guarda che alloggi per serie. Buongiorno signore. Oh oh, qualcuno ha visto cose. Tanta gente ha visto cose. Non sparate, non sparate, non sparate. Porco cane. Oh oh, potrebbero averci sentito secondo me. Sì, ci hanno sentito tantissimo. Allora, vediamo di prendere un'arma un pochettino più potente. Certo che i nazisti si trattavano davvero bene. Guarda che spettacolo di dirigibile. È bellissimo. Ah, è bellissimo.
Stavo guardando il dirigibile, signore. Oh, tanta gente. Tanta gente. Aspetta, ricarica. Wow, i livelli sono anche distruttibili. Non lo sapevo. Ok, morto male. Oh, rinforzi in arrivo. Rinforzi in arrivo. Porco cane. Questo è corazzato. Questo è corazzato. Aia, aia, aia. Mi stanno a fare molto male. Ok, marce. Marce, porco cane. Aspetta, aspetta, aspetta. Devo stare anche attento, soprattutto a mia sorella, che non ci faccia troppo male. Salve, signore. Buongiorno. Hai il tua cugina. Perfetto. Quanti, quanti. Fai, mi punti la pistola attraverso. Ah, questi bug. Ah, questi per bug. Ok, livello aumentato, porco cane. Cane, aspetta, Jess, dammi un secondo. Ma quanta gente c'era a bordo? Ok, li abbiamo fatti fuori tutti. Occhio, dietro, 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 dietro. Ok, questo è un altro corazzato. Sorellina, se spari anche tu non è che mi arrabbio. Gente compenetrata male attraverso le pareti. Ah, morti non male di più. Ok, lo ammetto, è stata un'azione decisamente molto caotica. Ma l'importante è aver fatto fuori tutti i nazisti. Aspetta che accedo alla ruota delle armi. Prendiamo questo fucile mitragliatore standard che hanno tutti i soldati a bordo. Allora, da questa parte il generale non c'è. Oh, se potessimo entrare là dentro. Aspetta un secondo, se ho capito bene c'è anche un doppio salto. Olè. Aspetta, aspetta, aspetta. Probabilmente ci saranno zone segrete che possiamo esplorare e raggiungere. Perfetto. Ok, altre monete d'argento. Ottimo. Vediamo cos'altro c'è. Apriamo la porta per nostra sorella. Ottimo. Perfetto, ho trovato un bel po' di monetine, quindi appena possibile miglioriamo le armi. Ma soprattutto prima abbiamo level upato la nostra ragazzuola, il che vuol dire che possiamo spendere i punti abilità. Per adesso ne abbiamo solo uno, in modo tale da migliorare mente, corpo o potenza. Ad esempio, se vado su corpo posso migliorare la corazza, possiamo andare con doppia arma e tanto altro. Se andiamo su mente possiamo migliorare la salute del nostro personaggio, trovare più munizioni, vi dicendo. Oddio, avere un pochettino più di salute mi pare effettivamente la cosa migliore. Quindi la nostra salute è salita ben a 125. Buono, allora, vediamo di esplorare per adesso il resto del dirigibile alla ricerca del tizio. Certo che Parigi è cambiata molto da quando è sotto i nazisti, ma vabbè, dettagli. Allora, dobbiamo fare attenzione soprattutto ai comandanti, perché loro sono in grado di aumentare il livello dei vari soldati presenti nella zona. Ce n'è uno là davanti. Ok, evitiamo di farci scoprire. Andiamo in stealth, perfetto. Se riesco a farlo fuori al primo colpo. Ah, zonde! Ok. Oh, questa gente di livello 3. Sarà più difficile farla fuori. Intanto siamo saliti al terzo livello. Piano, dopo level up. Monici, monici, ok, nessuno ha sentito niente. Perfetto, credo che fossero effettivamente tutti. Che la pistola ha veramente pochi colpi, perché pare che nessuno di sti cavoli di soldati effettivamente la usi. Buongiorno signore, scusi mi presta un po' di colonna vertebrale, grazie. Ho trovato le cucine, buongiorno signore, scusi, che fa? Mi mangia i panini, non me li offre. Ma si vergogni, porco di quelli per porca. Ok, cosa c'è di buono? Abbiamo della trota, un maialino. Oddio, io scelgo la trota se non le dispiace. C'è del sushi. Oh, porco cane, mi c'è. Oh, da dove arrivi te? Buono, buono, secondo. Dammi un secondo, aspetta. Ora ci male, porco cane. Potrei anche inaugurare effettivamente un fucile che mi hanno dato prima. Sorellina, arriva. Ok, il fucile li apri in due, porco cane. E che anche loro sono saliti parecchio di livello. Come potete vedere, c'è gente di livello 3, di livello 4. Ok, Bani. Oh, c'è un altro comandante, ecco perché. Bani. Posso premere anche T per fare il segno di intesa a mia sorella e recuperare, non si sa come, un pochettino di armatura. Ok, azione non caotica di più. Aspetta, aspetta, aspetta che arriva il furbacchione. Ui, 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 ipercorazzato questo. E posso mangiare il cibo per recuperare vita. No, vabbè, mi pappo tutto il sushi dei nazisti. E ora anche ottimo. Oh, vabbè, mi sta salendo una fame incredibile, che ho saltato il pranzo, porco cane. Ok, il generale non è nemmeno a questo piano. Ciorellina, dammi una mano, apri sta cavolo di porta. Probabilmente dovremmo scendere ancora. Quanto cavolo erano grandi i dirigibili dei nazisti? Ma questo non è un ascensore, come faccio a salire? Dobbiamo arrivare là sopra manualmente. Per fortuna le nostre tutte potenziate, come potete vedere, hanno il doppio salto. Una di quelle misteriose dinamiche presenti nei videogiochi che non si è mai riuscito a capire come funzioni. Aspetta che mi sa che qua ci potrebbe essere ancora gente. Abbiamo un paio di tecnici che ci muoiono, non male, di più. Ok, a posto. Oh no, non mi dite che dobbiamo scalarci tutto l'interno del dirigibile per arrivare sopra. Cosa potrebbe mai andare storto? Aspetta che abbiamo level upato come non ci fosse un domani. E abbiamo ben due punti da spendere. A questo punto migliorerei il corpo, ovvero la corazza, in modo tale da aumentare il limite a ben 125. Oh, molto meglio. Perfetto, allora iniziamo la scalata degna del miglior parkourista. Dica? Di farti fuori perché voglio ereditare tutto io. E ogni tanto non vai anche tu a caccia con lui. Caccio solo i nazisti. Ma che brafa che sei. Gli animali fanno pena. Aspetta, ok. Dimmi che siamo arrivati così in cima. E ole, dove le avranno trovate le tutte potenziate, peraltro?
Ok, dovremmo essere praticamente arrivati. Corazza al massimo, cosa vuoi di più dalla vita? Buongiorno signore, no, dove mi spunta l'iPad? Mi dia un secondo, cioè, avevo l'arma scarica, porti pazienza, porchi di quelli per porca. Porco cane, quanto è buio. Allora, se premo F dovrei poter usare la torcia. Ah, ma ovviamente posso equipaggiare solo la pistola. Ok, evitiamo di volare di sotto, perché adesso ovviamente dobbiamo scendere fin là. A parte che se tutte dovrebbero pararci da... Oh, non ci sono questi danni da caduta. Oh, ma perché queste cose non me le dite prima? Ok, mi si è interrotto un attimo il video. Vi siete persi letteralmente 5 secondi in cui da bravo pirlo ho fatto scattare l'allarme. Porca di quelli per porca. Morici male. Signore, mi dia un secondo che sto ricaricando. Molto gentile da parte sua. Oh mio Dio, questo è stra iper corazzato. Ok, a posto, vai di segnale d'intesa. Yay, con mia sorella, perfetto. Quanta gente c'è là sotto? Bana! Adesso ho ottenuto anche delle armi da lancio, quindi posso lanciare i coltelli alle genti. Ehi, ehi, dai buono. Ehi, gli ho tolto tantissimo. Perfetto, livello 4. Ok, e il signore ipercorazzato sta arrivando. Stiamo lanciando una bomba a mano. Oh, wow, 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 l'ha sentita tanto. L'ha sentita tanto, ma poi... sì, c'è. Buongiorno anche a lei, sorella, se vuoi buttare giù qualche soldato nazista quando... Hai un secondo. C'era tre quarti dell'esercito nazista qua. Ok, ok. Porca di quelli... ancora gente. Ok. Ma basta veramente, però, ho fatto i big macelli. Hai capito, i nazisti avevano pure il casino sul dirigibile, furbacchioni. Ho vinto direttamente tutto io. Allora, aspetta che abbiamo levelappato, sblocchiamo qualche altra abilità. Possiamo ricevere più 25 di salute di corazza quando veniamo rianimati. Sì, perché se veniamo feriti pesantemente, lo sapete bene, dobbiamo essere rianimati. Abbiamo un tot di secondi prima di morire dissanguati. Signore, cosa sta facendo lei? Ma tutto scomodo scomodo, porchi quelli per porca. Aspetta che recuperiamo anche corazza e salute. E ora possiamo tirare questa leva per aprire una porta di sicurezza laggiù. Ho un brutto presentimento. Sorellina, se ti dai una mossa... Ok, se questo gioco non si notasse è fatto per il co-op, come ho detto prima. Ok, dovremmo essere praticamente arrivati. Sana come un pesce. Più o meno, anche malata di testa, Ma vabbè, dettagli. Ho ricevuto notizie sul generale. Dov'è di bello? Sta testando una nuova serie di armature potenziate naziste. Oh! Fate attenzione. Che bello! Quindi anche lui c'ha l'armatura con la faiga, benissimo. Perfetto, allora, ho depredato tutta la zona dalle munizioni. Ho la vaga impressione che ci stia per attendere una bella boss battle con il generale. E in questo gioco, tendenzialmente, sono belle toste. Sorella, dammi una mano. Olè, perfetto, e voilà. Ah, sono scappati tutte dalle capsule. Hanno lasciato indietro gli ultimi tecnici. Salve, buongiorno. Eccolo giù il generale. Sì, c'ha proprio una tuta corazzata. Farlo fuori sarà bello difficile. Sembra una tuta migliore della nostra, porca di quelli per porca. Ok, boss battle, non ti temo, ti temo. Ti temo tantissimo. C'ha i raggi laser, quelli fai. C'ha anche la mimetizzazione, il bastardo. E vabbè. Ok, potrebbe essere un bel problemone riuscire a farlo fuori. Dove è andato? Se riusciamo a colpirlo abbastanza, non riesce ad attivare la mimetizzazione. Ok, ok, morce, morce. Perfetto, mi ha dato un po' di corazza. Aspetta, faccio anch'io il segnale d'intesa. Ci serve tutta la corazza possibile. Uila, è qua sopra, non lo sapevo. Porco cane, stavo cercando di rifugiarmi furbescamente io. E vabbè. E quanta boia di vita c'ha. Curami, ok, ho ottenuto 100 di vita. Ma ho finito la mia corazza. Oi, laserone, stai buono un secondo. Aspetta, ricarica. Devo fuggire. Perfetto, recuperato, ottimo. Sorellina, sto morendo dissanguata, mi vieni a dare una mano? Grazie, molto gentile. Porco cane, mi ha pigliato con un raggio laser e sono caduto a terra, in men che lo si dica. Ok, ho trovato una corazza, perfetto, rifugiamoci sopra. No, aspetta, l'ho visto. Sta saltando una parte e quell'altra. Ma cos'è sto tizio, porco cane? Oh, mia sorella è ferita, arrivo a salvarti. Dammi un secondo, ok, giusto in tempo. Muorici, maledetto. Ok, gli abbiamo tolto praticamente tutta l'armatura. Ok, aspetta, porco cane, sono caduto io. Sorellina, non cadermi tu adesso, sorellina da questo lato. Perfetto. Sì, ma che casino. Eccolo qua, lo vedo, dai, che cosa hai fatta? No, laser tua nonna, maledetto. Aspetta, dove stai rifugiando? Porco cane, stai fermo un secondo. Ok, ripariamoci qua dietro e spariamoli a questo punto dalle coperture. A posto! Ok, siamo riusciti a far fuori quel maledetto. Buongiorno, signore. Muorici male. Ok, potrebbe essere un problema. Questo coso potrebbe cadere, mi sa, Ho visto cose venire giù di brutto. E direi che il dirigibile potrebbe seguire la ruota. Aiuto! Sì, ragazze, levatevi. Oddio. Come salta. Come siamo sopravvissuti? Qualcuno me lo dica.
Dobbiamo tornare alle catacombe. Eh beh sì, giustamente. Sotto Parigi ci sono delle catacombe davvero assurde. E effettivamente trovare qualcosa là sotto è praticamente impossibile. E come potete vedere, il dirigibile è giusto un attimino precipitato. Penso che adesso i nazisti ci inseguiranno tantissimo. Buono dai, io direi che per questa video anteprima è tutto. Devo dire che come gioco non è niente male. Cioè, è cazzaro allo stato puro, siamo onesti. È ignorante da far schifo. Ma vabbè dettagli, onestamente graficamente hanno fatto un lavoro incredibile. Il feeling del gioco è fantastico, le armi sono fatte veramente molto bene. Le due sorelle sono completamente fuori di testa, vi dicendo. Buono allora, io direi che per questo episodio è tutto. Lasciate un bel mi piace, se siete divertiti, canditi di crescere. E noi ci vedremo in qualche altro gioco. Ciao ciao.